Ciao ragazzi, visto che il video Il turismo nell'era di Yu-Gi-Oh! Vi è piaciuto un sacco, perché è uno dei video che è andato meglio ultimamente, sono qui per riproporvelo con un anime che ormai in Giappone è un culto. E io credo di esserci infissa ormai abbastanza. Quindi stavolta andremo alla ricerca di tutti quegli eventi e tutti quei posti da vedere a tema One Piece. Partiamo con l'emblema assoluto di questo anime, ovvero la One Piece Tower di Tokyo. Si tratta di un parco a tema ovviamente al coperto, con spettacoli dal vivo, attrazioni, una zona ristorazione e ovviamente non poteva mancare il negozio di souvenir. Il costo del biglietto per poter entrare è di circa 3.100-3.400 yen, che sono circa 25-28 euro. Considerate che per andare a Gardaland sono 35 euro e non so cosa ne pensate voi, ma raga, mi state trovando dall'altra parte del mondo. Io 28 euro ce li butterei anche, perché quando mi ricatta. Spostiamoci adesso in uno di quei posti dove verremo spennati vivi, ovvero il Mugiwara Store. Si tratta del più grande negozio di articoli a tema One Piece. E uno di questi negozi ovviamente si trova all'interno della One Piece Tower. Ma stiamo parlando dell'emblema di One Piece, non ce lo metti dentro un negozio? E lì dentro potete trovare anche degli articoli esclusivi che non trovati in altri negozi. Ma vabbè, se questo non vi interessa, comunque ci sono altri negozi sparsi per tutto il Giappone. Ad esempio nell'edificio Maruya Shibuya, oppure a Osaka, Nagoya o Fukuoka. Spostandoci adesso a Keikuburo, nell'edificio Sunshine City, possiamo trovare DJ World, ovvero un parco divertimenti a tema Shonen Jump. Ragazzi, tranquilli, perché se cercate roba a tema One Piece, tra cibo, merchandising o anche attrazioni, lì potete trovare di tutto. Poi vabbè, se siete fan degli shonen in generale, trovate di tutto, quindi una capatina io ce la farei. Parliamo adesso della Toei Animation, che ha aperto un museo tutto suo, dedicato ovviamente ai suoi prodotti di punta, come ad esempio Dragon Ball, Sailor Moon, Mazinga Z e ovviamente One Piece. E non so voi, ma secondo me lì dentro c'hanno qualcosa di inedito, quindi mi sa che dovrò comprare un altro biglietto. Parliamo adesso degli Universal Studio Japan, che dal 2007 attira tantissime persone con la One Piece Premier Summer, proponendo spettacoli pirotecnici, effetti speciali, acrobazie e proiezioni mappate con elementi 3D. Inoltre ci sono eventi come la One Piece Water Battle, che è una battaglia fatta con le pistole ad acqua, dove bisognerà aiutare Luffy a sconfiggere il nemico di turno. Ci sono poi anche spettacoli organizzati all'interno del parco, dove i vari personaggi rappresentano varie scene dell'anime o del manga. E per concludere poi abbiamo anche il ristorante di Sanji, che in futuro potrebbe diventare uno dei due, perché ne vogliono aprire uno nella zona dedicata a Jurassic Park. E non capisco. Ma vabbè, tralasciamo sta cosa. Qui dentro potremo assaggiare tanti manicaretti che fa Sanji nell'anime. E ci sono quei bellissimi dolci che prepara sempre a Nami e Nico Robin, che mi garbano abbastanza. E in più, mentre mangi, potresti incontrare i vari personaggi dell'anime. Quindi offri una birretta a Nami, Nico Robin, Bo Hancock. Si potrebbe fare. Poi ragazzi, se qualcuno riesce pure a beccare il numero di telefono, fatemelo sapere, eh. Vi aspetto in direct su Instagram, eh. Spostiamoci adesso nella prefettura di Kumamoto. Molti di voi probabilmente non lo sanno, ma nel 2016 questa zona fu sventrata da un terremoto e Oda, essendo nato lì, ha voluto contribuire alla ricostruzione, donando 800 milioni di yen, che sono circa 6 milioni 700 mila euro. E così il governatore, per omaggiare il gesto dell'autore, ha fatto costruire diverse statue a tema One Piece, ovviamente con la partecipazione di Oda, che l'ha progettata. Ovviamente ognuna di queste è situata in una città differente e ci sono città che hanno fatto veramente a botte per accapararsene una, per poter così incrementare un po' il turismo. Adesso ragazzi mi potreste chiedere, ma Cappello di Paglia, a parte il parco, dove posso mangiare cibo a tema One Piece? Tranquilli. Esiste il ristorante Baratie, che si basa sul posto dove Sanji lavorava come sostituto capo chef, ed è situato sul tetto dell'edificio Fuji TV, nell'area di Odaiba a Tokyo. Ragazzi, qua c'è un problema, mi ero dimenticato del copione. Spero di non avervi illuso troppo, ma è definitivamente chiuso sto posto. Vi va bene comunque un caffè, ristorante a Seul? Ok, non è vicinissimo, però dai, vi fate una bella passeggiata, dai. Seul tanto è lì dietro l'angolo. La cosa figa di questo posto è che la struttura è simile a quella della Sunny e i dolci sono a forma di frutti del diavolo. Non sono molto convinto a mangiare questi dolci, perché i frutti del diavolo hanno un saporaccio. Forse i dolci
quell'aspetto non lo riprendono. Comunque ragazzi, per chi non voglia andare a Seoul, ce n'è uno nelle Filippine, a Baguio City, e un caffè a Melbourne. Ragazzi, da questa espressione potete capire che adesso parliamo di quegli eventi che ormai sono andati via e saranno persi per sempre, però di cui vi voglio parlare comunque. Iniziamo parlando dell'isola di Tsarushima, un'isola deserta che si trova all'interno della baia di Tokyo, che per festeggiare il 20° anniversario della serie ha cambiato nome in Monkey D. Luffy. E tanto lo sapete come sono fatti i giapponesi, ci hanno organizzato lì dentro troppi, e dico troppi eventi fighi. C'erano delle statue a grandezza naturale dei vari personaggi, un punto foto e un ristorante ispirato al Baratie. Ovviamente per One Piece, come abbiamo già visto anche per Yu-Gi-Oh!, sono state organizzate alcune mostre, e una delle più fighe l'hanno organizzata all'interno del British Museum, dove sono state messe le tavole originali dei primi capitoli del manga, insieme poi anche ad alcune tavole provenienti dalla saga di Marineford, e ovviamente poi non potevano mancare quelle con la morte di Ace e quelle in cui Luffy si rende conto che la vita non è finita e comunque ha ancora i suoi compagni da proteggere. Spostiamoci adesso di nuovo in Sud Corea, che anche qua hanno organizzato una bella mostra chiamata Memorial Log nel 2014. Si tratta di tutt'altra mostra rispetto a quella di prima. Infatti i visitatori potevano ricevere un assaggio del mondo di One Piece attraverso l'uso di oggetti di scena come le mani di cera che vengono utilizzate per sconfiggere Magellan, oppure potevamo anche sederci nei sedili dei tre ammiragli con davanti la piattaforma di esecuzione di Ace. E per concludere ragazzi, concludiamo con un'ultima mostra intitolata Hello One Piece, allestita al Maritime Experiential Museum a Singapore, che stavolta propone tavole a colori, illustrazioni e sketch realizzati dall'autore stesso. In più è presente una sala dedicata alla realtà virtuale, nella quale è possibile vivere il mondo di One Piece attraverso i disegni di Oda e le riproduzioni dello studio di lavoro dell'autore. Ragazzi, potrei andare avanti all'infinito con eventi di questo anime, ma non ne ho sinceramente più voglia. Vi dico solo che la Sunny era attraccata al porto di Laguna Tinbosch e gli appassionati potevano anche salirci. Che culo. Ah, ovviamente non salirci solo per visitarla, ma per farci una crociera. Ok ragazzi, per adesso basta, abbiamo finito. Adesso partite, andate in vacanza, ci avete tutta l'estate, godetevi One Piece. Ragazzi, vi ricordo come sempre di mettere mi piace, commentare, iscrivervi, accendere persino la campanellina, per non perdervi le notifiche ovviamente, e di seguirmi su Instagram, che il link è qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!